Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Come opportunamente ricordato poc'anzi dal collega Bignami, il gruppo di Fratelli d'Italia interviene durante questa fase di dibattito all'atto della conversione del decreto sul quale ha posto la fiducia, perché di fatto diventa l'unico momento in cui una forza politica parlamentare, segnatamente quella di Fratelli d'Italia, riesce a dare un proprio contributo al decreto in conversione, perché lo voglio ricordare per l'ennesima volta, ci troviamo di fronte al quasi cinquantesima posizione della questione di fiducia, e quindi questo coarta il dibattito, sostanzialmente limita l'azione del parlamentare che dovrebbe essere l'espressione del popolo in quest'Aula, quindi che dovrebbe cercare di migliorare il provvedimento, e quindi ci rimane l'ordine del giorno come strumento di discussione e di emersione di alcune tematiche. In particolare io discuto del provvedimento, dell'ordine del giorno numero 56, che pone l'attenzione su un tema particolarmente caro alla comunità scolastica. All'atto, e lo sapete tutti, dell'obbligo vaccinale è stato, purtroppo aggiungo io, è stato impedito ai lavoratori di qualsiasi professione di poter lavorare se non vaccinati. Questo ha suscitato un dubbio forte da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, perché evidentemente la mancata vaccinazione derivava non solo dall'impossibilità di alcuni di poterlo fare, soggetti allergici, immunodepressi, che non lo potevano fare per altri motivi, ma anche perché in alcuni era insorta la convinzione che il vaccino, complice una comunicazione, lo possiamo dire, disastrosa da parte del governo, della comunità scientifica, che il vaccino appunto potesse portare con sé effetti collaterali importanti, o che comunque non avesse un effetto salvifico nei confronti della popolazione rispetto alla quale appunto lo stesso andava ad essere inoculato. Questo ha portato una decisione per il gruppo di Fratelli d'Italia sicuramente opinabile, cioè il fatto di, stralciando l'articolo 1 della nostra Costituzione, il mio ordine del giorno per sopperire alla espulsione dal ciclo lavorativo appunto dei maestri e degli insegnanti che non erano vaccinati, si è previsto di assumere in questa fase, quindi post all'indomani della cessazione dello stato d'emergenza, si è pensato di assumere a tempo determinato appunto degli insegnanti, andando però a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, quindi sostanzialmente sottraendo dei quattrini, quindi delle poste attive, al miglioramento dell'offerta formativa, andando a sottrarre dei quattrini a quel comparto della scuola che invece deve essere gratificato, rispetto al quale noi dovremmo aumentare la dotazione economica, rispetto agli insegnanti italiani che voglio ricordare essere i meno pagati a livello europeo e mondiale. Bene, un ulteriore taglio legato al fatto appunto che si attingeva ai quattrini per il miglioramento dell'offerta formativa per assumere a tempo determinato appunto degli insegnanti. Già il gruppo di Fratelli d'Italia in un precedente decreto in conversione, il 24, aveva chiesto l'istituzione di un fondo ad hoc per sopperire a questo. Oggi ci ritroviamo in questo ordine del giorno a chiedere appunto che questo, l'esecuzione dell'istituzione del fondo, ma soprattutto il fatto che vengano dotati nuovi quattrini per evitare che il mondo della scuola, i nostri insegnanti, i nostri professori, e concludo, vengano ulteriormente mortificati anche dal punto di vista economico. Grazie. Grazie.